Siamo ormai al termine di questa stagione motociclistica e l'autunno è ormai alle porte. I ragazzi di Revit Italia mi hanno mandato questo super completo interamente laminato in Gore-Tex ed è giunta l'ora di testarlo proprio adesso che le temperature sono drasticamente scese ed il meteo ha iniziato a fare il pazzerello. Ma visto che non sono l'unica brand ambassador Revit Italia, per testare con me questo fantastico abbigliamento a prova di era glaciale ci sarà niente po' di meno che Living New Delhi! Grazie Grace! Benvenuta nel mio canale! Saremo praticamente le veline motocicliste per 3 giorni. Sicuramente ne vedrete delle belle. È ora di andare. Yes! Ore 9:15, avevamo fissato la partenza per le ore 9, un quarto d'ora di ritardo, neanche male. Via! Sono molto combattuta sul fermarmi o meno per prendere un caffè. Ragazzi, ho un sonno. E come promesso, caffè a Posina ordinato e bevuto. Adesso ripartiamo e da qui inizierà una praticamente delle strade che preferisco ed è il passo della Borcola. Aspettati dei tornanti non stretti di più, proprio il gomito difficilissimo. Un ottimo insegnante nel caso. Passo della Borcola! Non è una di quelle strade che solitamente i motociclisti amano fare perché è davvero molto difficile, molto tecnica. Se non si ha molta dimestichezza sulle due ruote può risultare abbastanza impegnativa. Primo tornante. Tantino track, trick ballacche e via. Aspetta che impisso anche la GoPro. Mi fa impazzire questa strada. Guarda che roba, un tornante dietro l'altro. Arrivo un po' lunghina, qua giro la testa, chiudo la traiettoria e via. Dov'è Nelly? Allora, in pista va forte, però sui tornanti stretti bisogna che le dia qualche consiglio. E un altro a sinistra. Pazzesco, pazzesco, che bello. Siamo in Trentino Alto Adige. Passo della Borcola, 1250 metri sul livello del mare. E di là c'è il sereno, non ci credo. Quanto amo questo posto. Fondamentalmente perché non c'è un cane. Ecco, adesso i tornanti sono finiti, però è iniziata questa strada tutta curve. Unica pecca è che ci sono dei punti in cui il guardrail non c'è e se per caso sbagli vai giù dritto. Attorno non c'è niente. Non c'è una casa, non c'è nulla. C'è il bosco. Cioè noi siamo in mezzo al nulla. Vara che roba, vara che roba. La galleria. E in galleria cos'è che si fa di solito? No, dov'è il clacson? Ah, è lì, ma che scema. Allora? Che meraviglia, Greta. Strade veramente, veramente stupende. Hai anche fatto uscire il sole. Capito? Puntiamo verso Rovereto, ok? Ed eccoci. Questa è una piazzetta di Rovereto. Questa è una via alberata di Rovereto. Questo è un postino di Rovereto. Stiamo guidando verso Bolzano. Io dovrei strafare la pipì, però non ho voglia di fermarmi. Finché riesco a tenerla, la tengo. Poi mi stupisco che mi venga la cistite. Cose da donne. Siamo arrivate a Merano. Dobbiamo pur mangiare? E a Merano dov'è che vai a mangiare se non alla Forst? Che bello è qua. Wow. Ci hanno portato il pane ed è caldo. Direi che lo smezziamo. Dobbiamo fare come le vagabonde però. No, faccio più come il signore che ha spezzato il pane e ha reso grassi. In negrito. Ma come fa a essere così buono? Non so perché ultimamente quando ordino qualcosa da mangiare mi arriva sempre un piatto che non mi aspettavo arrivasse così. Cos'è? Dal menù sembrava molto più attraente di così comunque. Buon appetito! Comunque ha il suo perché, eh? Però così da sola no, ci vuole la sua salsetta. Ci siamo ben rifocillate e anche riscaldate un pochino. Adesso torniamo alle moto e ripartiamo alla volta di Innsbruck. Con la pancia piena e un po' di abbiocco intorno possiamo ripartire. Il navigatore mi dà 2 ore e 42 di strada.
comunque guidare con il cielo azzurro ed il sole alto è bellissimo. Ti mette estremamente di buon umore. Che belle curvette! Comunque stavo proprio pensando che non dovevo farlo con la Ellie, un viaggio per testare un completo laminato in Gore-Tex. Dovevo farlo con Sinna questo viaggio. Ed inizia così il passo Giovo. Ma quanto bello è guidare in montagna. E continuiamo a salire. Ok, abbiamo appurato che noi non faremo l'autostrada, ma tutta strada normale. Infatti ci mancano 46 minuti per arrivare al nostro hotel. Ma quanto belli sono questi paesini in Austria. Siamo in camera per le 19, ci facciamo una doccia al volo, alle 7:30 usciamo, mangiamo, torniamo in albergo e nanna. Ma guarda che meraviglia, la città di Innsbruck sotto di noi. Eccolo! Guarda che carino, in mezzo a niente. Siamo arrivate nel nostro hotel per questa notte, consegnati i documenti, recuperato le chiavi della camera ed ecco qui la nostra stanzina per questa notte. Il room tour sarà molto breve. C'è andata di lusso. E dopo la doccia calda, perché non farsi una bella passeggiata di ben 30 minuti dopo una giornata intera in moto per andare a mangiare? Ma è che stiamo già smaltendo quello che andremo a mangiare. E la telecamera è completamente appannata perché qui dentro c'è un caldo atroce. Adesso controlliamo il menù e cosa ha da offrire di buono. No raga, voi non potete capire, sono stra preoccupata. Cioè mi è arrivato un piatto, mangio domani e anche dopodomani. Capite, sono 3 cotolette da 200 grammi a cotoletta. Mangi per un mese, domani in moto panino con la cotoletta. Come faccio? Questa, cioè, non è per una persona. Buonissima, a saperlo ne prendevamo una in due. Non so come fa. Vabbè, che la mangio domani. Abbiamo mangiato, io ho avanzato un pezzo di cotoletta, ovviamente. Arrivata in camera, Ellie è rimasta giù da basso a fare delle telefonate. Mi sono già messa in pigiama. Adesso mi strucco, mi lavo i denti e poi si va a nanna. Siamo finalmente a letto, anche la Ellie è rincasata sana e salva. Ho un sonno allucinante, domani mattina la sveglia sarà alle 7:30, poi partiremo in direzione non si sa, non voglio spoilerare niente, quindi buonanotte e a domani. Trin. Hai dormito scoperta tutta la notte? Io? Sì. Sarà andiamo a letto presto. Oh, facciamo partire sta giornata. Molto bene, mi sono già vestita la moto. Adesso faremo colazione e poi, con questo tempo da lupi, ripartiremo alla volta di... Dopo lo scoprirete. Buongiorno motorine, sono belle raffreddate. Si riparte, intanto pensiamo ad uscire da Innsbruck. Quando ci siamo alzate questa mattina c'era una nebbia incredibile, adesso per fortuna si sta aprendo il cielo. Appena riusciamo ad uscire dal centro di Innsbruck mi fermerò sicuramente a bere il secondo caffè della giornata. Oh, sono tutta incriccata, comunque sarà questa umidità. Questa moto non mi dice quanti gradi ci sono, così a naso 8-9 ma massimo 10. Non ho il minimo freddo, ma proprio incredibile. Il guscio in Gore-Tex laminato di Revit non fa passare il minimo filo di aria fredda. Ma una delle cose più belle del Gore-Tex è che non ci fai la schiuma dentro, perché è traspirante fondamentalmente. Cioè non è un sacchetto dell'immondizia che dentro ci sudi e finisce a puzzare come una capra. Sorry, where we can take a coffee? It's not the coffee, our pay I give you.
Here? We can? Wow, thank you! We are Italian influencer for Revit. Thank you so much! Ma poi dicono che i tedeschi non sono ospitali. Mi sono fermata lungo la strada da un tipo qualunque, ci ha offerto il caffè, ci ha fatto fare il tour dell'officina. Che bello viaggiare, ragazzi. Ma quanto bello è viaggiare. Fernpass. Abbiamo scavallato e guarda che roba. È strabiliante questo posto. E dopo un pezzo lunghissimo e noiosissimo di strada dritta siamo arrivate in Germania e più precisamente ci troviamo nella città di Füssen. Siamo arrivate! Eccolo là, il nostro obiettivo di oggi è il castello che ha ispirato tutte le favole Disney. For two bikes is 12 euro. Perfect, thank you. Abbiamo parcheggiato le moto. Ormai è ora di pranzo, quindi direi che prima della visita al castello riempiamo la pancina. Ce l'avrai fame anche tu, no? Andiamo a risparmio oggi. Visto che sono una donna di parola, ho messo a scaldare il pane sul motore, la cotoletta sullo scarico. Senti! A parte gli scherzi, tocca. Porca vacca, mamma mia, senti il pane caldo. Cotoletta ieri sera avanzata, è un po' moscia, Tac. Hola. 10 minuti. Dai, amore. Oh no. Masterchef. Ma sai mangiare qua? Ti spegnono, Ah. Vuoi che proviamo ad entrare a chiedere? Magari i due biglietti li troviamo. Poi finalmente il letto ci attende. Credo che la cosa mi sia sfuggita un po' di mano. Quando la giornata ti sorride, ma sai che potrebbe andarti meglio.